Vedi che faccio? Io vado a cercare i punti di massima Sì. e poi mi allargo da lì. Poi Certo. sicuramente se lavori sul fondo. Lo esalti ancora di più. E l'occhio dobbiamo buttarlo dentro. Sì. Anche qui adesso non è più scuro, però caspita, bello. A me sembra che funzioni molto. Sì, io sono, diciamo, parzialmente soddisfatto, però Il naso è un po' ripiegato. Queste sono stupidaggini. Cioè il fatto che ci siano alcune imprecisioni, chi se ne frega. Sì. No, voglio dire, continuerò su questo Sì, ci esercizio. lavorerei. A questo punto, siccome tanto stai lavorando su tinta secca, dagli qualche velatura. Prendi un terra d'ombra, no, un terra d'ombra bruciato, un bruno, si chiama bruno trasparente, è molto bello. C'è un Bruno Van Dyke, E controlla che sia trasparente, che non sia coprente, perché qui c'è delle zone un po' tonde, no? sì. Cioè queste ombre potrebbero essere più violente. Io ci lavoro bene anche con la cosa, con la lacca di Garanza, La lacca di Garanza è caspita, certo, è spettacolare. C'è anche una lacca di Garanza bruna. Bruno, eh? Sì, magari può essere utile. Però se tu, ecco, guarda, se tu gli dai... Perché qui vedi questa zona qui. È Sì, è più calda, è un'ombra più calda, è anche più più intensa. ombra. Cioè È c'è più un'ombra intensa. fatta così. Ecco, Sì. Indubbiamente. È tutto più. quindi qui c'è un'ombra così. Qui c'è quest'ombra. Guarda com'è, vedi com'è. Adesso io sto Le intervenendo in stai maniera. stanzando, Sì, stai sto stanzando. intervenendo in maniera Estremo. estrema, perché Però, vabbè, dà un po' l'idea di ti cosa. dà, vedi, queste, anche questo è molto più scuro. Guarda come via adesso, a prescindere che io lo sto graficizzando praticamente, però guarda come viene, certi Sì, sembra. particolari puoi pure tralasciarli quasi, no? E questo orecchio è troppo caro. È chiaro, sì. Sì. Ma anche questo riflesso, che tu hai notato giustamente, questo riflesso di seconda illuminazione, te lo puoi Sì, però velare. sì,